Buongiorno Parigi, giorno 3. Avete appena visto il nostro bellissimo brunch, perché io e Giuliana abbiamo la tradizione del brunch e quando possiamo li organizziamo. Oggi ho messo questa camicetta molto bon ton perché andiamo a Montmartre e poi vorremmo vedere l'orangerie, che ieri abbiamo cambiato i nostri piani e non siamo riusciti a vederlo. Quindi sì, oggi è giornata sempre musei, esplorazioni varie. Qua c'è Giulian che sta litigando col suo zainetto e basta. Andiamo, non ho ancora guardato fuori oggi tra l'altro, però mi sembra una giornata grigia a occhio. Bella, per ora la mia parte preferita di Parigi. Bellissima Montmartre, non c'ero mai stata, molto poetica, molto artistica. E adesso stiamo andando a cercare un posto in cui far merenda e poi andiamo all'Orangerie, così vediamo anche quello. Oggi è giornata musei. Musei. Come musei. Tutti i giorni in realtà. Musei. Andavamo all'Orangerie, abbiamo fatto tappa sul tetto di Galleria della Lafayette. Guarda che mi sposto. No, no. Io volevo inquadrare te. Ah, credevo il panorama. Quella laggiù è la tua e te. Sì. Ok, ora possiamo riprendere il nostro cammino. Comunque è una vista bellissima. Se vi capita di venire a Parigi, salite sulla terrazza di Galleria della Lafayette, perché è bellissima. Grande Davide. È gratuita, parentesi. E niente ragazzi, tornerò da questa vacanza con un po' di chili in più, ma siamo molto felici, facciamo merenda e poi andiamo all'Orangerie. Buon appetito! Visita all'Orangerie finita, è stato molto bello, ci è piaciuto un sacco come museo, almeno a me è piaciuto tantissimo. Tu? Bello, bello. Le caramelle. Meravigliose. Tanta roba, molto belle. Io aspettavo di vedere le ninfe di Moneda, non so quanti non anni. Non aspettavo fossero così grandi. Invece sì. Ho aspettato tantissimo per vederle, perché l'Orangerie era uno dei musei che avevo messo in lista nel 2018 quando ero venuta, ma avevo avuto troppo poco tempo per vederlo. Quindi me l'ero perso, invece oggi sono felice perché l'ho recuperato. Veramente bello, emozionante. Bello. Ora siamo sulle sedie verdi dei Jardin des Tuileries e ci stiamo riposando. Tra l'altro c'è questo venticello bellissimo. Io se penso che devo tornare a Genova con 35 gradi, percepiti 40, mi viene da piangere. Comunque sì, tra un po' andiamo a casetta, così stasera ceniamo lì, ci rinfreschiamo, io mi faccio la doccia, mi lavo i capelli. E domani penultimo giorno, quindi lo dobbiamo sfruttare bene. Abbiamo in lista il Louvre,
E poi in realtà giretti liberi, stavamo pensando se salire sulla Tour Eiffel, non lo so, ci pensiamo un attimo, però sicuro domani il Louvre, poi il resto è un po' tutto da vedere. Cosa ne pensi di questa giornata? Dai un voto a questa giornata. Molto bella, molto... non mi vengono le parole, aspetta. Molto bella, l'abbiamo sfruttata bene, è stata molto proficua. Montmartre molto suggestiva e calma e tranquilla. Quindi una bella giornata. Buongiorno Parigi, giorno 4. Sì. Giorno 4, oggi ci siamo svegliati, in realtà non prestissimo, però vabbè, abbiamo fatto colazione. Qua c'è Julian. Ciao Julian, come stai? Ah, bene, voi. E ci siamo preparati e mi ha detto Julian che oggi sembra molto Indiana Jones, un pochino è vero. E adesso andiamo al Louvre, che occuperà gran parte della mattinata, metà giornata, non lo so, perché è veramente immenso e non si riesce mai a finire di vederlo tutto. Però vabbè, noi vediamo quello che riusciamo a vedere e poi boh, gireremo, penso. Oggi giriamo. Magari andiamo un po' a vedere l'Arco di Trionfo che non abbiamo ancora visto bene. E ripassiamo un po' sotto la Tour Eiffel. Non lo so, vediamo un po'. Oggi è giornata abbastanza tranquilla. Poi domani è l'ultimo giorno ufficiale a Parigi, quindi gireremo proprio a caso, faremo un po' di shopping, un po' di regalini per tornare a casa. Outfit da Louvre. Mi piace il mio outfit da Louvre. Sì, sembri proprio un turista. Canottiera. Ovviamente perché fa caldo, cappellino di Super Mario, storto perché ho tanti capelli pantaloncini e scarpe comode e felpa in vita. E poi in vita perché dovrei turista. Siamo arrivati al Louvre. È enorme questo posto. Aggiornamento pomeridiano, abbiamo finito la nostra visita al Louvre, che è stata molto intensa. E io mi stavo mezzo svenendo, ma forse avevo gli zuccheri bassi. Adesso siamo alle Champs-Élysées, stiamo passeggiando, andiamo a vedere l'Arc de Triomphe e poi basta, gireremo liberamente. Diciamo che le cose sulla nostra lista le abbiamo spuntate praticamente tutte. Perché i nostri amichetti l'hanno fatto e allora abbiamo deciso di provare anche noi, quindi abbiamo preso i biglietti e adesso andiamo e durerà un'oretta, quindi ci vediamo bene a Parigi della Senna. You happy? Yes. Ultimo giorno a Parigi, ufficialmente. Com'è stata questa vacanza? Io, bello, mi è piaciuto tutto e mi manca già Parigi, quindi non va bene, però tornerò in futuro. E oggi è giornata di shopping, cioè shopping molto blando in realtà, e più che altro regalini da portare a casa e poi facciamo una scappata al supermercato qua vicino per prendere un po' di cose, di snack, cose tipiche, cose che hanno qua, magari che in Italia non abbiamo, per portarle a casa. E basta, ora ci abbiamo perché stiamo andando da Primark, che è tipo, non è vicinissimo al centro, quindi ci vorrà un pochino. Però vabbè, visto che in Italia lo abbiamo solo tipo a Roma e ad Arese,
facciamo un salto lo stesso, anche perché io ci trovo sempre un sacco di cose carine. Non so se vi ricordate, nel vlog di Amsterdam avevo fatto un po' di shopping lì e mi era piaciuto tutto. Niente, andiamo, iniziamo quest'ultima giornata parigina. Pausa panino e ho fatto qualche danno, ma mi sono molto molto contenuta, poi vi faccio vedere. Ciao. Ciao. Vanessa dice che non parlo mai. È vero, nei miei vlog non parli tanto. Ora andatevi a rivedere i vlog in cui ci sono e dite se è vero. Ciao a tutti, aggiornamento pomeridiano. Io e Giuliano oggi siamo andati in giro, non ho ripreso tanto perché è stata una giornata più che altro di shopping, anche se ci siamo contenuti notevolmente e abbiamo recuperato qualche regalino, qualche souvenir da portare a casa. Poi siamo tornati a casa e abbiamo fatto anche un po' di rifornimento di cibo per il viaggio di domani, che comunque siamo in viaggio tutta la giornata, e siamo tornati a casa così da rinfrescarci, farci una doccia e poi tra un pochino usciamo, andiamo a cena. Stasera volevamo andare a mangiare cinese perché Giulia ha voglia di cinese da quando siamo arrivati. Però visto che Giulia sta ancora facendo la doccia e dobbiamo uscire, vi volevo far vedere le cose che ho comprato oggi. Siamo stati da Primark, dove non ho trovato niente, nel senso che ho preso delle cose ma erano cose che mi servivano. Non ho trovato nulla tra le cose, diciamo, che ho nella wishlist o comunque che cerco, soprattutto in vista dell'autunno. In vista, siamo ad agosto praticamente adesso, però comunque ho preso delle cose carine. Volevo farvi vedere anche i pensierini e i souvenir che ho preso per casa. Allora, Primark. Ho preso un set da 3 reggiseni perché sono sempre utili, e questo set mi piaceva perché è molto carino in pizzo così, e c'era bianco panna, rosa e nero, che sono i 3 colori che uso di più, quindi ok. Poi ho preso 2 cinture normalissime, in realtà abbastanza sottili perché io le preferisco sottili piuttosto che spesse, e questo set mi piaceva molto perché aveva sia questa qua nera molto semplice che questa marrone invece così un po' diversa, con le cinghie diciamo dorate. Poi ho preso questa pinza che adoro perché l'avevo vista su Pinterest, se non sbaglio, un po' di tempo fa. L'avevo trovata a Genova, se non sbaglio, da H&M, ma è piccola per i miei capelli, perché io ho i capelli abbastanza lunghi adesso, e quindi quando uso quell'altra la devo sempre tirare al massimo per farceli stare. Invece questa qua è molto molto più grande, quindi sicuramente sarà più comoda per legare i capelli, e è fatta così, molto semplice, mi piace un sacco. Poi ho preso un set da 3 di cavigliere. Le cavigliere sono uno di quegli accessori che io non ho mai considerato molto, però comunque, non lo so, le trovo molto graziose. Ho trovato queste 3 che mi piacciono tanto e penso che una la metterò già stasera. E infine nel reparto beauty ho preso 2 pinzette dorate, anche queste, perché mi si rompono continuamente o si perdono. Tra l'altro avere 2 sorelle e condividere tutte le cose beauty non è facile perché succedono queste cose, quindi ho preso 2 pinzette che servono sempre. E poi ho fatto un po' di rifornimento di maschere. Questo specialmente perché io e le mie sorelle amiamo le maschere, amiamo farci le maschere, quindi ho detto ne prendo un po' e le porto a casa, così poi ce le facciamo. Poi ovviamente sono a Parigi, potevo non comprare dei baschi? No. Anche perché io faccio collezione di baschetti da un sacco di tempo, infatti ne ho di tutti i colori, ma delle nuance che uso di più, cioè paradossalmente per vestirmi, quindi tipo tutti i marroni, beige, non ne ho, anzi ne avevo solo uno di questo colore più o meno, però più rosso mattone che marroncino. Quindi ho recuperato e ne ho presi 2, che sembrano molto simili, lo so, però in realtà uno è più freddo, uno è più caldo, sono 2 colori diversi e mi piacciono tantissimo. Tra l'altro questo qua è proprio di un tessuto bello, questo qua è un po' più leggero. Mi piacciono tutti e 2 tanto. E poi, cos'altro ho preso? Ah. E poi! Poi sta! Questo è Julian che è uscito dalla doccia. Questo è Julian che non parla nemmeno. Poi ho preso 2 borse di tela che a casa mia si usano tantissimo, soprattutto d'estate, io la uso anche proprio come borsa così in cui infilo tutto. Ne ho presa una proprio di Parigi, amo anche di souvenir e ricordo del viaggio, e pensavo di darla a mia mamma, poi tanto tutte ce le scambiamo a casa. E l'altra l'ho presa con il ponte di Monet, è uno dei miei quadri preferiti, ma in generale tutti quelli di Monet io li adoro, quindi questo qua assolutamente. In realtà ce n'erano 6.000 con varie opere d'arte, avrei voluto prenderle tutte ma no, quindi sì, ho optato per queste 2. E poi ho preso le classiche cose che si prendono in vacanza, quindi ho preso dei magneti, di cui uno è per la nostra vicina di casa che me l'ha gentilmente chiesto, e il mio preferito in assoluto credo che sia questo qua perché è troppo carino. Questo me lo voglio tenere assolutamente. Ultimo, sempre pensierino da portare a casa,
un po' per tutti chi vorrà usarla lo userà, è questa tazza, che in realtà credo che abbia lo stesso quadro che vi ho fatto vedere nella borsa di tela, me ne sono accorta adesso, e questo dice molto su quanto io ami l'impressionismo e perché prendo le stesse cose con le stesse immagini. Quindi sì, piccolo haul della giornata. E è stato proprio bello, questo viaggio mi è piaciuto perché volevo tornare a Parigi da tanto tempo e sono felice di esserci riuscita. Tra l'altro il mio Instagram si è tinto di tutti i colori marroncini dell'autunno e non vedo l'ora che sia ottobre, e mi piacciono molto le foto che ho scattato qui, anche perché lavorando tanto non riesco mai a fermarmi veramente, e quindi mi ci volevano le ferie, e quindi sì, sono molto molto contenta di questo viaggio. Quindi sì, stasera cinese, e poi andiamo a fare una passeggiata e assolutamente voglio vedere la Tour Eiffel illuminata la sera perché non l'ho mai vista, e quindi sì, sarà molto carino, e penso che vi lascerò le riprese di stasera, e vi ringrazio per aver guardato i vlog di Parigi e spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia come al solito, e niente, vi ringrazio. Coach Julian che vi vuole salutare, ciao. Ci vediamo. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale così non perderete i prossimi video. Dillo così. Ecco, così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo super presto. Vi mando un bacio.